editoriale di Yolanda Paladino. Raccontiamo alle giovani generazioni che non conoscono questa storia chi è Yolanda, chi siamo noi e perché oggi siamo qui. Questo ovviamente lo facciamo dire a Ciro, che è il fratello di Yolanda. Noi siamo qui ogni anno a ricordarla, in particolare da quando finalmente sono state intitolate le scale a Yolanda Paladino. Sì, in effetti Yolanda era una studentessa, era diplomata geometra e stava frequentando l'università per avvocatura. Purtroppo una sera nel camminare qui per... Si stava festeggiando praticamente l'avvento del Partito Comunista alla città, e da queste scale furono lanciate delle bombe molotov, di cui una prese la 500 di mia sorella, e da lì praticamente poi c'è stato il calvario, portata prima in ospedale qua a Napoli, poi portata a Roma, dove è deceduta il 22 del mese di giugno del 1975. Grazie per questo ricordo come fratello, così forte e doloroso. Siamo qui come cittadini, come napoletani, come antifascisti e soprattutto come donne e uomini impegnati affinché non si dimentichi mai. Su Yolanda, mi permetto di aggiungere, si è realizzato un piccolo miracolo, perché Yolanda Paladino, che noi di cui conservavamo il ricordo e la memoria, è stata poi, dopo un bel po' di numero di anni, il recupero appunto di questa memoria è stato realizzato da Marco Falvella, è il fratello di Carlo, che è un ragazzo di destra che a Salerno fu ucciso, sempre vittima della violenza politica. E questa cosa ci ha unito, quindi intorno al nome di Yolanda, veramente è stata una cosa bellissima. Le scale di intitolazione delle scale, che insomma si è realizzata poi un po' di anni dopo, si deve in particolare all'impegno di Francesco Rotolo. Poi è stato Marco Falvella ad operarsi per recuperare la memoria di Yolanda. Noi non conoscevamo Ciro, l'abbiamo conosciuto, i familiari di Yolanda l'abbiamo conosciuti grazie alla mediazione di Marco. Quindi veramente è stata una cosa bellissima e anche strana, come dire, cioè, o perlomeno insomma non accade sempre. Marco, noi ti ringraziamo e ti chiediamo un tuo ricordo personale e un tuo monito in occasione di questa giornata. Napoli è una città particolare, io sono legato particolarmente a Napoli, non soltanto per Yolanda, che oggi ricordo il 47° anniversario, ma anche per Salvatore De Buono, per Vincenzo De Buono, il giovane che fu ucciso, a questi giovani, a questi familiari, mi lega il fatto di condividere la loro con la mia memoria, ma non solo. La loro e la mia memoria ci ha unito senza guardare quello che può essere il colore politico. In merito a questo io pregherei di cominciare ad adottare un sistema diverso che metta in luce la definizione di colore politico delle vittime. Le vittime non hanno un colore politico, le vittime sono semplicemente dei giovani che sono stati barbaramente assassinati per colpa di alcuni giovani strumentalizzati da taluni cattivi maestri. Quindi cominciamo ad evitare questo termine stragismo di destra, di sinistra, vittima di destra, vittima di sinistra. Sono tutte delle vittime innocenti, ricordiamole per questo. Grazie. Nei nostri quartieri chi sta vicino alle giovani donne, e quindi mi ha sempre commosso molto il ricordo di tua sorella, di Yolanda. Grazie. Della nostra Yolanda, perché è un'età. Forza, di grande vitalità, ma anche di grande fragilità, di grande delicatezza. E quindi l'innocenza è sempre innocenza, però l'innocenza di una giovane donna è proprio un fiore che doveva sbocciare, vivere, amare, fare quello che le pareva nella vita, e questo è stato impedito dalla violenza.
E dall'altra parte, grazie a te Marco, ma anche la famiglia Miccoli, io stessa ho sempre il dovere di ricordare mia madre Silvia e quindi la famiglia Ruotolo e le tante famiglie di vittime. Io in questi anni ho provato, e dobbiamo ancora continuare, a ribaltare lo stereotipo culturale legato al tema delle vittime. Perché invece nelle vittime, nella testimonianza delle vittime, c'è una grande forza. Le vittime non sono deboli, perché il messaggio delle vittime non è debole. Il messaggio delle vittime è un messaggio di ingiustizia, che è il messaggio più potente, perché l'ingiustizia, il sentimento dell'ingiustizia muove, e può muovere soltanto cose belle, può muovere dentro di noi la voglia che non accadano altre ingiustizie, muove dentro di noi l'empatia, e quando si è empatici si è delle persone migliori, e quando non si è empatici che si è dei bruti e dei disumani, e non c'è l'umanità. Infatti penso che tutto questo sia necessario oggi nella nostra società, nei mali del contemporaneo, e soprattutto per un grande amore, anche quello della politica, con la P maiuscola, quella politica che usa le parole come pugni, quella politica che usa il populismo e che usa quindi una violenza, una forma di violenza che è ancora molto attuale. E la città non deve dimenticare. Oggi noi siamo qui e chiediamo alle istituzioni di esserci, perché le istituzioni, anche se scritte e sollecitate, oggi non ci sono, però noi ci riappropriamo, perché le istituzioni siamo noi, i cittadini comuni sono le istituzioni, queste scale esistono e oggi la memoria di Yolanda è forte grazie all'impegno dei suoi familiari, della rete associativa, della memoria di Francesco e della presenza di ognuno di noi e dei tanti che oggi hanno attraversato queste scale e che anche se non ci sono sappiamo essere con noi in questo necessario progetto di memoria, che è un progetto di presente, perché a noi interessa migliorare oggi il nostro presente e avere il nostro futuro senza tutte queste ingiustizie. Quindi grazie a voi per essere qui.